Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buon giorno a tutti, buon lunedì a tutti voi che state tornando a scuola, ragazzi, che state andando al lavoro. Il ponte è finito, adesso si ricomincia, ragazzi. Tenete duro che Natale arriva presto. Dai raga, nel video di oggi, ragazzi, ovviamente voglio farvi vedere bene da un'altra prospettiva quello che è successo ieri sera, ragazzi. L'evento incredibile del cubo che ha stravolto parti della mappa, ragazzi, con effetti speciali davvero incredibili che vi lasceranno, se per caso non l'avete visto bene, a bocca aperta, ragazzi. Come sapete, ieri Fortnite ha totalizzato un super record, 1.500.000 giocatori connessi contemporaneamente per l'evento del cubo. Hanno fatto sì, ragazzi, che i server andassero giù e quindi che le code per ripartire fossero veramente lunghe. Insieme a tutto quello che vedremo, ragazzi, vedremo anche il nuovo backpack con le nuove sfide che vengono regalate e alcune curiosità molto interessanti. Vi ricordo anche, ragazzi, che se vi piacciono questi video non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su, soprattutto di iscrivervi al canale in tantissimi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Ma ragazzi, non voglio portarvi via tempo prezioso, vi faccio solo una domanda velocissima in modo da sapere la vostra opinione. La domanda è molto easy: vi piace il nuovo backpack che ci hanno regalato? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e se siete già riusciti a sbloccarlo. Quindi ragazzi, io mi tolgo un attimo dai piedi e vi lascio a quello che è successo ieri sera.
Quindi ragazzi, con quello che avete appena visto è stato svoltato un periodo di Fortnite, ragazzi, incredibile. L'animazione è stata assolutamente meravigliosa. Come vedete là in alto cambia il nostro meraviglioso bacino bucato e anzi lo andiamo a vedere un po' più da vicino. Ed eccolo qua ragazzi, in tutto il suo splendore, ragazzi, il nuovo bacino bucato. Come vedete cambia completamente la demografia, mio professore, la demografia del Loot Lake, ragazzi. Non c'è più il vortice al suo centro, ma come avevamo già visto nel video di ieri mattina, numerosissime isolotte si sono formate in modo da spezzare proprio tutto il lago. Come vedete ragazzi, sono rimaste delle parti di cubo nella parte centrale, eccole qui, per ricordarci che c'è stato il male, ragazzi, su Fortnite, ma che adesso, come vedete, anche in cielo splendono le stelle, non c'è più il rift e il male sembra essere sconfitto. Sì ragazzi, perché come abbiamo visto nel trailer, o meglio nella registrazione che vi ho portato qualche minuto fa, ci sono state delle farfalle che sono esplose dal cubo. Alcune teorie che stanno cominciando a girare sul web dicono appunto che le farfalle, essendo appunto libere, associate sempre alla libertà, siano il bene che ha predominato su quello che era il male, quindi il cubo, facendolo esplodere. E quindi ragazzi, come vedete, la nuova location ricca di chest, di loot, sicuramente ci saranno magari dei segreti che ancora non abbiamo visto. A me personalmente piace davvero tanto, come vediamo anche nella mappa. No, la mappa mostra ancora il bacino bucato, purtroppo non fa vedere che c'è stato il cambiamento, la vedrete ovviamente quando entrate in partita nei vostri match. Ma ragazzi, ci sono altre curiosità, c'è una curiosità molto molto interessante che vi faccio vedere tra pochissimo. Intanto c'è da dire che sono aumentati, ragazzi, dopo l'esplosione del cubo, il numero di oggetti fluttuanti nella mappa. Quindi ragazzi, a motel, in alcune case, ai vichinghi e chissà ancora dove, numerosi oggetti, come avete già visto, stanno fluttuando nell'aria, immersi in una specie di aura blu. Questo ragazzi potrebbe già essere un indizio per quello che riguarda la season numero 7, perché oramai ragazzi entriamo questa settimana nella settimana numero 7, quindi siamo praticamente agli sgoccioli e sembrerebbe che si parlerà di magia, ragazzi, ma ovviamente staremo tutti a vedere. Ma prima di lasciarvi ragazzi, voglio farvi vedere un'altra curiosità. Volevo parlarvi un secondo delle sfide, quelle nuovissime, molto semplici, che regaleranno un backpack, quello che state vedendo proprio in questo momento ragazzi, il backpack di Kevin, perché come vi avevo già detto in più video, gli americani chiamavano il cubo Kevin. E questo backpack ragazzi è un backpack raro, niente di eccezionale. Le sfide chiedono di giocare 15 partite, guadagnare 5.000 punti esperienza e sopravvivere a 500 avversari. Come vedete, la particolarità di questo backpack è che se noi ci muoviamo col personaggio si muovono anche gli occhi. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Adesso lui salta molto alto, non è molto facile farvelo vedere, però era molto, molto più difficile di quanto pensassi. Però come vedete ragazzi, ci sono due occhi. Purtroppo non è un backpack reattivo, quindi non fa nulla. L'unica cosa che leggiamo nella descrizione è: gli piace giocare nel lago, quindi non sappiamo se potrà avere in un futuro qualche particolarità o qualche reattività con la mappa. Per adesso ragazzi, questo è tutto quello che abbiamo. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo più tardi in live. Ciao!